È arrivata sotto una pioggia battente, accolta dal candidato sindaco del centro-sinistra Matteo Biffoni, che con il suo grande ombrello l'ha scortata dalla macchina fino all'ingresso del Museo del Tessuto. È iniziata così la giornata a pratese del ministro Maria Elena Boschi. Giubbino nero di pelle, pantaloni rossi e ballerine, la sempre sorridente titolare del Dicastero per le riforme istituzionali è stata accolta dai vertici del museo, il presidente Andrea Cavicchi e il direttore Filippo Guarini, che l'hanno accompagnata nella visita della collezione permanente della mostra dedicata alla camicia bianca di Gianfranco Ferré. Tra i tanti modelli segno distintivo del grande stilista italiano che più hanno colpito la Boschi, origami, leggerissima e ariosa. Ma la Boschi ha potuto toccare con mano anche due cappotti incardato, tipica produzione pratese. Terminata la visita al Museo del Tessuto, breve tappa al biscottificio da Mattonella in via Ricasoli per assaggiare i biscotti di Prato e i brutti buoni. Infine l'incontro con la stampa al comitato elettorale di Matteo Biffoni. Sull'abolizione delle province, piccolo siparietto tra il ministro Boschi e il presidente della provincia di Prato, Lamberto Gestri, che si trovava alle sue spalle. Abolizione definitiva delle province, anche se presidente della provincia sa bene qual Prato, che purtroppo sono rassegnati perché già il 25 maggio non voteremo per il rinnovo dei consiglieri provinciali. Finale a sorpresa all'insegna della dolcezza con le irresistibili pesche di Prato, del campione mondiale di pasticceria Paolo Sacchetti, della pasticceria Nuovo Mondo, un'altra eccellenza pratese al cui ministro Boschi non ha saputo dir di no. Il ministro è rimasto a Prato anche per il pranzo scegliendo la tradizione Baghino.